Riconoscimento per le imprese. È questo il titolo dell'iniziativa tenuta dalla Confesercenti presso il ristorante pub a Basciuzzi Carmela di Forio. Si è trattato di una serata che ha avuto come scopo quello di ringraziare, valorizzare e rendere omaggio a tutte le imprese che hanno affrontato con tenacia e professionalità il periodo di profonda crisi economica derivato dalla pandemia da Covid-19 e per ringraziare pubblicamente le forze dell'ordine locali, i medici dell'ospedale Anna Rizzoli di Laccameno e le associazioni di volontariato, come ha spiegato Lello Sgambati, vicepresidente della Confesercenti dell'Isola d'Ischia. Diciamo che è un'idea che è partita per quanto riguarda i 50 anni di Confesercenti in Italia e da questa idea Franco Pezzullo ci è venuta l'idea di fare questo riconoscimento a chi si è distinto durante il periodo della pandemia, che purtroppo non è finita ancora, per le semplici ragioni che sappiamo che le varie varianti ci stanno portando comunque a stare ancora un po' ristretti. Ci auguriamo che al più presto torneremo un po' alla normalità, ma lo aspettiamo per tutti quanti, cioè non solo per noi del commercio, ma per l'intera isola, ma per l'intero mondo, per l'Italia, perché cominceremo a ritornare un po' alla normalità e diciamo lo sviluppo per tutti, dagli operatori ai lavoratori, che ci sia comunque una tranquillità di poter vivere un po' più serenamente. Questo è lo scopo. Andremo a premiare coloro che tra i nostri associati si sono, diciamo, motivati e distinti a portare avanti con diciamo dei sacrifici, oltretutto con le varie normative che man mano cambiavano, l'esporto all'esterno, all'interno non si può sedere. Comunque queste cose qua le abbiamo notate, che diversi nostri associati si sono distinti in questo, in più per le forze dell'ordine che comunque hanno fatto, hanno svolto un lavoro non indifferente sull'isola, e noi come sindacato siamo riconoscenti, diciamo, con questo riconoscimento a tutti quanti che si sono adoperati durante tutto questo periodo della pandemia e ancora oggi si adopereranno per fare il loro lavoro. Il nostro auspicio, il nostro augurio, non solo per il Natale, è semplicemente che andrà tutto bene, non finiremo di fare un altro lockdown, cosa che temiamo da un punto di vista sia come persone e sia come operatori commerciali.